Siamo ai campionati nazionali femminili assoluti a squadra a Castel Gandolfo. Ah, ci manchi! Oh, toccava a me! Finale delle finali, il momento di tensione più elettrizzante per i golf club italiani. Gli assoluti femminili a Castel Gandolfo sono un film da gustare per la qualità di gioco, del percorso e per quei momenti da spogliatoio sempre indimenticabili. I capitani si studiano, i coach dicono sottovoce gli ultimi consigli, la squadra si stringe per dare il massimo nei foursome e nei singoli. Tra Villa Condulmer e Marco Simone tutto in parità dopo i match a coppie del mattino, segno di un equilibrio golfistico molto molto intrigante. Sono le sfide singole del pomeriggio a far tremare le gambe ai fan, ai curiosi e chiaramente alle atlete in lotta per il titolo. Tre guerriere contro tre leonesse che hanno regalato una finale da Champions League. Torvizza conquista il suo match per 4-2 su D'Angelo, Fanali ribatte con 2-1 su Fritsch e ancora tutto in parità. Calzavara incontra poi Zavigli e la tensione arriva alle stelle fino al colpo di grazia che porta per One Up il titolo in casa delle Venete. Una felicità incontenibile per le ragazze di Villa Condulmer che sanno di aver conquistato il titolo contro una squadra davvero molto forte. Un altro campionato stellare che ci fa venire voglia di entrare in una delle squadre agonistiche dei golf club, dove si impara il golf sincero e si possono vivere vibrazioni sportive che non si potranno scordare mai. Ragazze, siete sempre più emozionanti. Buona carriera per chi passerà professionista e buon divertimento per chi da amateur si diverte ancora come un matto. Complimenti Villa Condulmer, capitano, ci puoi presentare la squadra? Sì. Allora, Tasha Torbica, Inia Fritz, io, Ludovica Busetto e il nostro team advisor Valeria Tandrini. C'è stata la giocatrice tra voi fondamentale? L'unione di squadra sicuramente oggi è stata fondamentale, chiaramente la finale è stato il match più teso, molto bello, e il fatto di sentirsi molto unite è stato per noi fondamentale. Mi ha dato tanta forza le ultime buche dove ero veramente molto molto stanca, e sentire le mie compagne vicino e Valeria è stato per me fondamentale. Avete vinto tante volte questo campionato, cosa si prova? Un'emozione enorme, anche perché era 2 anni che non vincevamo più, quindi sentivo un po' la mancanza, e è una coppa per me molto importante perché sono nata e cresciuta a Villa Condulmer e è un circolo che è plurititolato, perciò eravamo venute qui per vincere, ce l'abbiamo fatta, avevamo tanta pressione però l'abbiamo gestita al meglio e siamo veramente molto felici. Tullia, perché è bello giocare gli assoluti? Perché è una gara che ha una formula particolare, cioè una qualifica stroke play dove si qualificano le prime 8 squadre, quindi insomma bisogna avere un buon livello di gioco, e poi si inizia il match play dove si giocano 36 buche al giorno sia in foursome che in singolo, quindi bisogna essere molto preparati fisicamente, mentalmente, avere un'ottima tattica di gioco e avere anche tanta tanta passione, perché alla fine veramente metti in campo qualsiasi cosa. A chi vogliamo dedicare la vittoria? Io vorrei dedicarla a Valeria, perché è stata veramente fondamentale per noi, aveva un'eredità molto importante perché ha preso il posto di Enrico questa settimana, e è stata impeccabile in tutto, le ultime 2 buche mi sono fatta mettere su ogni colpo e penso di averle dato un'enorme responsabilità, però è stata veramente per me il mio 15° bastone in sacca. A questo punto complimenti Villa Condulmer, siete le nuove campionesse grazie, italiane. Swing Your Life.